Presidente, questa è un'occasione anche per fare un po' il bilancio, per dare gli auguri ai tifosi giallorossi, vero? Sì, sicuramente un augurio a tutti i nostri tifosi. Speriamo attraverso il calcio, attraverso la squadra del nostro territorio, di essere riusciti a dare delle gioie, dei momenti di allegria e di soddisfazione nelle vite di tutti quanti noi, che sono vite complicate e che spesso, posso dire, non sempre serene, perché le vicende della vita portano a mille difficoltà. Spero che il calcio dia serenità, dia tranquillità, anche se per pochi momenti, e soddisfazione a chi magari ne ha di meno. Ricordo le prime parole quando ha preso in mano la società: vogliamo riportare i tifosi allo stadio. Sembrano passati anni luce da quegli anni, per fortuna, aggiungo io. È vero, era un periodo in cui lo stadio era desolatamente, diciamo, quasi vuoto. L'idea di aver portato il Lecce in Serie A e con uno stadio quasi pieno tutte le domeniche, uno stadio peraltro rimesso a nuovo e ristrutturato, sembra che siano passati anni luce, invece alla fine tutto è accaduto così rapidamente, così velocemente. Bene, viviamoci questa favola con tranquillità e serenità. Non dico il modello Atalanta, ma il modello Chievo è alla portata di questo Lecce? Preferirei il modello Atalanta, visto che il Chievo sta in Serie B in questo momento. C'è stato un periodo in cui ha fatto scuola anche il Chievo. Noi dobbiamo pensare innanzitutto a salvarci. Una neopromossa al primo anno di A fa una fatica terribile. Noi ci stiamo comportando in maniera assolutamente sopra le aspettative, e se dovesse essere già questo primo risultato, sarebbe un primo modo per consolidarci in questa categoria. Ma ripeto, il risultato per niente semplice e per niente scontato. Però è fondamentale il gruppo, e mi sembra da questo punto di vista possiate stare tranquilli. Il gruppo è strepitoso, è una famiglia in cui davvero si sta bene insieme. Sotto quel punto di vista io sono tranquillo e sereno. Grazie, ovviamente auguri anche a voi. Grazie, tanti auguri e grazie per la partecipazione qui oggi.